a tutti. Adesso vorrei andare a fare un ragù d'anatra, che mi hanno chiesto di fare delle pappardelle con ragù d'anatra. Allora sono andata a vedere per comprare il petto d'anatra, ragazzi, costa un botto. Allora ho cercato un escamotage e ho comprato dei semplici pezzi d'anatra, cioè devono essere, penso, alette, ok? Quindi con un costo nettamente inferiore, 3,50 euro. E da queste vi farò vedere come posso ricavare comunque il ragù. Allora, innanzitutto nella mia pentola, dove poi andrò a cuocere, ci vado a mettere dell'olio. Ok, saranno 3 cucchiai d'olio. Ci adagio l'anatra, ok, che io prima ho sciacquato perché sennò è sempre un po' di selvatico, sennò è a me più di tanto poi non piace. Ok, ci metto del pepe. Ecco, il sale io preferisco sempre metterlo dopo. Ok, ecco qua. Okay, ho sbagliato, per fortuna non è uscito nulla. Un po' di aglio secco. Ecco. Poi, il sale, come vi dico, lo metto dopo. La vado a coprire con due carote fatte a rotelle e una cipolla bianca piccola. Ok, cosa faccio adesso? La giro, se ci riesco. Scusatemi, mi sono un po' incasinata. Ecco, ora la vado un po' a girare, ok, per insaporirla con tutto, ok, così. Allora, girandola ci vado a mettere ancora un po' di aglio secco, un po' di pepe, niente ste goccette, tanto ce la devo mettere poi il pepe e un po' di aglio secco ancora. La rigiro nuovamente, anche perché se no mi rimane questo pepe così sottile. Preferisco quello in grani, ho sbagliato a comprarlo e preferisco quello al tappo macina. Vabbè, comunque ci si adegua a quello che si ha in casa, no? Ecco, l'arte del marrangio. Ecco, metto sopra, ci vado a mettere delle foglie di alloro che poi ecco qua sopra, ancora un filino di olio, non molto. Ecco, ok, e la lascio così a marinare per un paio Ecco, d'ore. trascorso il tempo, l'anatra è in cottura, ok, insieme alle verdure. Ecco, appena prende un po' di doratura, così è sufficiente. Ok, così cosa faccio? La vado a coprire qua, la vado a coprire con un bicchiere di vino rosso, un vino rosso amabile, però se vi piace, non so, per esempio il Madeira è buonissima col Madeira, no? Però per fare un ragù il Madeira sarebbe un po' sprecato, quindi io ci metto un vino rosso, questo è un Cabernet e quindi pure buono e strong come vino, che dà insomma colore e sapore alla mia anatra. Eccolo qua, così abbasso il fuoco e la vado a coprire. Poi ricordate che durante la cottura il fuoco deve essere basso, deve essere coperta. Poi durante la cottura, se vedete che asciuga, aggiungeteci un po' Ecco qui d'acqua. la nostra anatra è pronta, le mie alette. Ecco, come vedete qui si è cotto tutto, no? Ha fatto come già da sola un po' di sugo. Ovviamente le foglie di alloro le vado a togliere. Adesso invece metto qui i miei pezzi. Ok, così. Ecco, come vedete sarebbe buono da mangiare anche così con una polentina magari, no? Io che sono veneta, la polenta, come si sa, no, è un nostro piatto forte. Ecco, e la vado adesso a spolpare.
una volta spolpata l'anatra, io ho tolto la carne e ho lasciato qualche pezzetto di pelle perché cioè deve avere un po' di grasso. Ecco qua che finisco. Come vedete, solamente dalle alette, come vi ripetevo, cioè come vi ripeto, non vi ripetevo, ho speso poco, ho speso 3 euro e qualcosa per avere un ragù d'anatra che diversamente costerebbe molto di più. Quindi, insomma, non so, possiamo chiamarlo, non so, il ragù d'anatra dei poveri. No, perché viene buonissimo. Allora, poi io prendo questo che è un tritatutto a mano. Perché deve essere grossolano, allora un po' per volta, ok? Perché con il mix elettrico me lo disfa troppo. Ok, così a mano fate un po' di braccia, no? Ecco, tirando così, a lei è un po' dura, ecco. E ottengo una cosa, cioè la guardo, vedete adesso questi pezzi qua ancora non vanno bene, quindi ci do ancora due giri. Tre, che poi dite che dico bugie. Ok, questo lavoro qua lo potete fare anche con un coltello perché ci sono dei pezzi, per esempio, che non si disfano e quindi potete anche pestarla col coltello se non avete questo, no? Tre non sono bastati, ne devo fare ancora. Ok, mi raccomando, non cambiate poi la pentola per fare il ragù, non la cambiate, tenete la stessa che avete fatto prima. Ok, adesso una volta tritato grossolanamente lo vado a mettere in una ciotola e finisco di tritarlo tutto Ecco, vado ora a quanto. fare la stessa cosa con le verdure. Ok, tolgo le foglie di alloro che mi sono servite solamente per togliere un po' quel gusto di selvatico che sa l'anatra. Ok, e vado a fare la stessa identica cosa con le verdure. A chi piace può anche lasciare le verdure intere, cioè io preferisco fare un sugo unico. Questo lo faccio anche con il ragù normale perché i pezzi, diciamo, non mi sono simpatici. Ecco qua e faccio velocemente. Ok, vi faccio vedere come faccio ginnastica, ragazzi. Questo è veloce veloce perché intendo era abbastanza più dura l'anatra. Ok, tanto per disfarli tutti, anche questi, ecco qua, li lascio, ecco come li vedete, viene fuori una pappa, ok, ecco qua, non so se si vede, vedete, ecco, la colorazione è dovuta ovviamente al vino rosso, ok. Ecco, adesso che ho fatto questo e all'interno della pentola c'è comunque il sughetto che ha lasciato l'anatra, perciò anche poi è meglio andare a togliere la pelle perché già ne rilascia. Ci metto in mezzo questo e adesso, ovviamente non abbiamo ancora parlato di sale, andiamo a mettere il sale. Non solo, perché prima l'abbiamo marinata con tutto, eccetera, ci vado a mettere un po' di sale. A chi piacciono le spezie, io consiglio di mettere o delle bacche di ginepro o dei chiodi di garofano, che sono adattissimi. Ecco, due buoni pizzichi di sale, poi ovviamente lo assaggiate, voi direte, ma che ragù è asciutto? Sì, è un po' asciutto, ma non è Ecco finita. qua, ora l'ho messo sul fuoco, come vedete è ben compatto, no? Ci vado a mettere un po' di coriandolo, che a me piace il coriandolo, un pizzico di coriandolo, però come vi ripeto, bacche di ginepro o chiodi di garofano sarebbero un po' più da selvaggina, ma anche il coriandolo però, Devo dire, poi cosa faccio ancora? Ci vado ad aggiungere un po' di olio. Ok, sono circa 2 cucchiai che così lo ammorbidisco e adesso appena si scalda, ecco, sto usando il fuoco vivo,
Voi direte viene uno stracotto, ma poi quando lo assaggiate, se lo fate, mi direte, ok? Non ditelo a nessuno che l'avete fatto con le alette di pollo, perché il risultato è davvero ottimo. Ok, allora io vado a mettere il mio Cabernet. Ok. E ci vado a mettere appena sfuma. Ok. Ci vado a mettere un po' d'acqua, mezzo bicchiere. Questo non era mezzo, ne metto ancora un poco. Ok. E lo vado a coprire con il coperchio, abbasso il fuoco e lo lascio andare ancora circa Ed 20 minuti. eccolo qua, il ragù d'anatra dei poveri. Vabbè, è buonissimo. Non lo dite a nessuno come l'avete fatto. Come vedete, è venuto granuloso. Sembra proprio un ragù fatto ad hoc e con le parti giuste. E quindi, insomma, non ditelo a nessuno. Non ditelo a nessuno. Con questo ragù io ci andrò a condire queste meravigliose pappardelle. E niente, che dire ancora? Buon appetito a chi se lo farà, provatelo, fatemi sapere. E al solito iscrivetevi al mio canale, mettetemi tanti like e seguitemi sempre e ditemi cosa ne pensate, di questo, ma detto tra noi, sul titolo mettiamo ragù d'anatra, detto tra noi, ragù d'anatra dei poveri. Ciao ragazzi, alla prossima!